Ciao a tutti, eccomi qui per un altro video. È un video un po' particolare sull'ultimo libro che ho letto. Sul comodino avevo quattro libri che dovevo finire di leggere, di cui uno sono riuscita a finire, gli altri tre, avendoli iniziato un po' di tempo fa, faccio fatica letteralmente a finirli di leggere. L'ultimo libro che ho preso è La mia vita con Reinhard di Lina Heydrich, casa editrice Thule Italia. L'ho pagato sui 30 euro, l'ho preso da Amazon perché stavo facendo sì lì l'ordine e l'ho visto che era ancora disponibile. Lo prendo, è a 292 pagine. L'ho presa perché mi ha molto affascinato la figura del Boia di Praga. E volevo conoscere, magari più nel dettaglio a livello familiare, volevo sapere che tipo di persona fosse. E da quelle poche letture che ho fatto dei vari gerarchi nazisti, almeno quei libri che ho letto, tipo I figli dei nazisti, libro di Heidrich Himmler e questo qui di La mia vita con Reinhard mi ha fatto capire che l'unica cosa che hanno in comune queste mogli è il saper molto poco di quello che combinano i mariti in ufficio. E sinceramente mi lascia sbigottita, perché non è possibile che se due persone si amano e bene o male vivono assieme, nonostante che il marito sta fuori tutta la settimana, la moglie non sappia niente di quello che fa il marito. Una cosa è certa è il fatto che Lina Heydrich, rispetto alle altre mogli dei gerarchi nazisti, tipo Margarete Himmler, l'ultima moglie di Göring e la moglie di Hans Frank, non abbia subito lo stesso trattamento che hanno ricevuto queste donne, ovvero se la moglie di Himmler, quella di Göring e quella di Frank sono finite dentro a un campo di rieducazione, però non ha proprio un campo di rieducazione dove venivano messe lì le mogli dei gerarchi nazisti, perché essendo moglie di criminali di guerra, lei è l'unica che ne sia scampata come posso dire, a questo provvedimento. Non c'è mai stata, lo racconta anche lei, che ritornando a Fehmarn, l'isola dove è vissuto per un periodo col marito, lì l'hanno nascosta e in qualche modo sia riuscita a scampare quella sorta di umiliazione, venire rinchiusa in quel campo. Cosa posso dire? Lina Heydrich descrive suo marito come un uomo senza amici, un uomo che usava molto la logica, era un uomo che rappresentava l'ideale di tedesco, cosa che gli altri suoi colleghi non era, ovvero aveva una pessima opinione dei gerarchi, perché secondo loro, almeno secondo lui, non rappresentavano niente di quello che Göring, Goebbels o Himmler andavano a dire alle masse. Ovvero, se inneggiavano sport, questi tre personaggi come sport ne facevano poco nulla. Se avete presente le ultime immagini di Göring, era
palesemente appesantito tra il troppo cibo e il fatto che facesse uso di droga. Il fatto che Heidrick ci teneva tantissimo allo sport, infatti era un provetto, era molto abile con la spada, si cimentava con la sciabola, un ottimo cavallerizzo, tutto quanto, e aveva anche una pessima opinione sui colleghi in quanto gli trovava dei leccapedi e dei fifoni, in quanto tutte le volte che dovevano dare una brutta notizia al Führer sembrava quasi che queste persone dovessero aspettare il momento giusto quando Hitler era in vena di prendere una decisione, era in vena di accettare critiche. Lina dice che Heydrich, suo marito, era un uomo che aveva preso al padre il fatto che sì, per quanto guadagnasse, spendeva molto in cose superflue, però in qualche modo non badasse più di tanto a come spendeva i soldi, e lì, tra virgolette, doveva un po' frenarlo in quelle cose. Racconto una volta che andò dal barbiere a rasarsi, tornò con creme, cremini e cremucce, molte delle quali si era letteralmente fatto convincere dal barbiere a comprarle senza che lui ne avesse bisogno, e del fatto che verso la fine Lina disse che suo marito non era tanto per la soluzione finale, ovvero mandarli dentro ai campi di concentramento. Lai scoprì per vie traverse, dopo che suo marito morì, che forse dentro questi campi di concentramento i prigionieri venivano maltrattati, e non sa fino a che punto il marito avesse. Lo sapesse. Lei dice che lo sapeva, però metti il caso che lei lo fosse venuta a sapere prima, quando lui era ancora in vita, avrebbero avuto una discussione accesa sulla questione. Il fatto anche che non avesse sia lei che lui una buona opinione degli Himmler, infatti verso la fine dice anche che Himmler si fece letteralmente abbindolare da un suo sottoposto. Adesso vi leggo il nome perché penso di ricordarlo. Daleg, una cosa del genere, l'Oberfuhrer dell'Age, credo che si pronunci così, sottoposto che prese il posto di suo marito, fece di tutto per mettere cattiva luce con Himmler, una cosa del genere, e quindi ha capito verso la fine dei 44 che la cosa per lei sarebbe messa male. Con alcuni prigionieri verso la fine ebbe un buon rapporto, però non so come è andato a finire, perché lei racconta che sul finire della guerra iniziò ad avere un rapporto civile con i prigionieri che Himmler le aveva mandato per aiutare a tenere pulita la tenuta dove abitava, e di lì nella cosa muore lì come storia, non prosegue. Mi è piaciuto come
libro come autobiografia, però mi lascia un po' il dubbio che non l'abbia raccontata proprio giusta come storia. Per il semplice fatto che ci sono molti punti che non so, cioè, mi lascia capire che un po' se n'è fregata nel voler sapere la verità, però non ha neanche voluto conoscere lei come stavano realmente le cose. Mi è piaciuto perché non è il classico libro autobiografico pesante e si legge benissimo, però ci sono molte cose del personaggio di Heidrich che ti lasciano dei punti interrogativi. Io ve lo consiglio di leggere, si legge velocemente. Io l'ho iniziato lunedì, però leggendo un paio di pagine al giorno, l'ho finito stamattina, che è giovedì, quindi si legge benissimo in 3-4 giorni. Mi è piaciuto. Con questo è tutto, alla prossima. Ciao!